Sì. Bene, volevo ringraziare i presenti di essere venuti. Siamo a questo ultimo incontro di questi cinque che costituiscono questo corpus di incontri e dialogo, o meglio performance di pensiero, come abbiamo denominato, che diparano lo sviluppo concettuale della mostra Rischio, Corpo come territorio di conquista, e questa sera parliamo a partire dall'opera Ontologia della mucca, intero e parte, l'intero e la parte. E, la mostra si sviluppa come una messa in scena teatrale, abbiamo atto primo, scena prima, il gioco, quindi c'è un gioco, una partita in corso, questo gioco che si chiama Rischio, il corpo per il territorio di conquista. Atto primo, scena seconda, pedine e territori, lo spazio qua è diciamo, questa pedana, dove viene evidenziato che in questo gioco noi siamo sia pedine, ineludibilmente sia pedine che territorio. Il gioco si spinge fino al gioco della conquista del corpo, si spinge fino alla limite estremo della conquista della morte, la seconda scena prima. Atto secondo, scena seconda, fenomeno emblematico, l'incontro, l'ultimo incontro che abbiamo fatto la settimana scorsa, a partire dall'opera intitolata Eluana. La riflessione diciamo, si prende corpo nell'ultimo atto in una riflessione ontologica sulla relazione intero parte e dove si va ad evidenziare il rischio dell'assolutizzazione. Dopo questa così rapida carrellata che inquadra concettualmente lo sviluppo della mostra, io passerei subito la parola ad Alessandro Emilio. Grazie, buonasera. Il tema di stasera, che prende spunto dall'opera Ontologia della mucca, di cui potete vedere l'esposizione completa nella sala alla mia destra, è una sorta di reminding dietro le nostre spalle. E come vedete, questo è un tentativo di mettere in scena una struttura logica, direi fondamentale, nonché classica, del pensiero logico, filosofico, scientifico, occidentale. E si tratta, direi, proprio come quello che si potrebbe definire un filosofema classico, l'intero e la parte. Ciò che costituisce la sua caratteristica interessante sul piano della riflessione è che abbiamo due concetti, quello di intero e di parte, che sono reciprocamente definiti, per cui se io fenomenologicamente di fronte a un oggetto lo chiamo parte, significa che io devo per forza avere già presente un tutto di cui la parte è parte. Nello stesso senso, però, quando io parlo di un tutto, devo avere presente che questo tutto sia la compressione di parti. E non siamo di fronte a quello che può sembrare a prima vista un circolo vizioso, bensì a una struttura che in passato è stata chiamata una struttura dialettica, ovvero una struttura dove ciò che conta non è tanto i singoli componenti della relazione logica con un determinato, ma appunto la loro relazione. Queste strutture logiche sono strutture logiche che tutto il pensiero occidentale ha sempre portato avanti nella sua attività fondativa ed è paragonabile ad altre strutture chiave, come per esempio la struttura dell'identità e della differenza, oppure la struttura dell'uno e dei molti, no? E qui noi abbiamo a che vedere con il tutto e la parte. Ora, prima di iniziare a sviluppare questo tema,
Osservo soltanto questo, che in termini diciamo così strettamente logico-matematici, l'espressione corretta non è tanto tutto quanto intero, l'intero e la parte. L'espressione tutto, che comunque si può usare in un certo senso anche come, in un certo senso modo, diciamo così, ha nella sua sfera semantica delle assonanze, qualcosa che rimandano a una visione, diciamo così, olistica, no? Il tutt'uno, l'unità, e ha delle sfumature, diciamo così, che non sono controllabili sul piano della logica, della semantica e razionale. Quindi più preferibilmente noi useremo l'espressione intero e parte, e abbiamo chiamato per parlarci della pregnanza di questo concetto e delle sue anche conseguenze, sia diciamo per quello che è il pensiero filosofico, sia per il pensiero matematico e anche per il pensiero scientifico e empirico, abbiamo chiamato Tommaso Tosi, che è la persona qui alla mia sinistra, di cui vorrei, prima di passargli la parola, fare una breve introduzione, perché è un raro caso di eccellenza italiana di cui vale la pena sottolineare l'esistenza in un'epoca in cui noi molto più facilmente ci lamentiamo, no, degli italiani. Tommaso non ha ancora 20 anni, ha 19 anni, e siccome l'università italiana non lo consente, sta studiando all'università, ma in realtà lui si può dire che ha già una preparazione, come vedrete, ampiamente approfondita sia nel territorio della filosofia classica, sia nel territorio della matematica, cioè ha fatto importanti studi per quanto riguarda la matematica, dalla matematica classica, diciamo cosiddetta l'algebra, l'analisi, fino alla matematica superiore, e anche importante competenza nell'ambito della scienza, in particolar modo nella fisica, nella meccanica quantistica. E è un raro caso di una coscienza che può contenere contemporaneamente in se stessa delle visioni che difficilmente nel nostro mondo, ed è questo anche il tema di cui parleremo, in questo mondo di estrema specializzazione, di specializzazione che talvolta diventa proprio una dispersione dei saperi, sempre più è difficile riuscire a collegare. Diventa quindi notevole poter avere la stessa identica coscienza che è, per così dire, esperta di tutti questi settori apparentemente così diversi, e vediamo che tipo di sintesi è in grado di offrirci. Vorrei solo dire che, nonostante la giovane età, Tommaso ha iniziato già una sua attività pubblica, che è, in particolar modo mi riferisco a un forum di discussione filosofico-scientifica, che nel giro di un anno ha già portato il numero di partecipanti a 10.000 erotti. È in corso di preparazione un sito internet, un blog, insomma ascolteremo una persona che sta iniziando un'attività di ricerca ampia, seria e direi molto profonda. Passo la parola quindi a Tommaso Tosi. Sì. Grazie per la presentazione fin troppo encomiastica di Alessandro, e ci tenevo a salutare appunto, come lui ha già detto, tutti i membri del mio forum Filosofia e Scienza, nonché l'altro fondatore con cui da un anno condivido la gestione dello stesso, Jacopo Bertelli, e che con il quale ho intrapreso un rapporto di amicizia e di ricerca e di stima reciproca. Ora, volendo discutere dell'opera in mostra, appunto Ontologia della Mucca, è necessario intanto chiarire subito che cosa significhi e che cosa sia effettivamente ontologia. Ora, il termine viene coniato nel 1606 da Lorard nella prima edizione della sua opera Optoas Scolastica, e anche ripreso pochi anni dopo, nel 1613, da Goethe per la sua opera Lessico Filosofico. Tuttavia la fortuna del termine viene fatta successivamente con l'opera di Wolff del 1729, Filosofia prima, sive ontologia.
Ecco, tuttavia il termine e l'etimologia hanno origini greche, infatti ontologia è composto da ontos, che è il genitivo singolare di on, voce del verbo einai, essere, e logos, nel senso di discorso. Ecco, quindi l'ontologia è propriamente la branca della filosofia che studia l'essere. Ma c'è da chiedersi ora che cosa vuol dire di preciso discorso sull'essere? Ecco, per rispondere a questa domanda possiamo considerare la definizione di uno dei più grandi filosofi che di questa questione centrale del problema della conoscenza si è occupato, cioè Aristotele. La definizione della cosiddetta filosofia prima, che viene data nei libri catalogati come appartenenti all'opera chiamata Metafisica, da Metafisica, oltre la natura, catalogata da Andronico di Rodi, uno studio successivo a Aristotele che ha curato la categorizzazione delle sue opere. Ecco, Aristotele definisce così l'ontologia: c'è una scienza che indaga ciò che è in quanto è e ciò che gli appartiene di per sé. Essa non è uguale a nessuna delle altre scienze dette particolari. Infatti nessuna delle altre scienze fa un esame su ciò che è in quanto Su ciò che è in quanto è in universale, ma dopo averne delimitato una parte, indagano ciò che le accade, come per esempio succede alle scienze matematiche. E poiché cerchiamo i principi e le cause più alte, è chiaro che essi devono essere una qualche natura di per sé. Se dunque anche coloro che cercavano gli elementi di ciò che è, cercavano questi principi, è necessario che anche gli elementi appartengano a ciò che non è per accadimento, ma in quanto è. Perciò anche noi dobbiamo considerare le prime cause di ciò che è in quanto è. Ecco, da questa definizione si vince subito come l'ontologia sia la scienza più generale e più astratta, che tratta lo studio dell'oggetto fondamentale della conoscenza e l'oggetto appunto supremo del conoscere che è l'essere, a prescindere dalle determinazioni accidentali e contingenti che di esso si danno, cioè qualsiasi determinazione dell'essere detta ente. Ecco, qui infatti si impone una distinzione logica, ontologica, molto importante sia sul piano storico e ermeneutico, dal punto di vista dell'interpretazione degli scritti degli autori del pensiero occidentale, sia sul piano gnoseologico. E cioè la distinzione tra l'essere come intero, appunto, come unitario, monistico, indivisibile, e gli enti, ta onta in greco, come parti, le parti appunto di cui l'essere, negandosi, si dà secondo determinazioni finite e limitate. Ecco, naturalmente l'ontologia non solo ha strettissimi legami, con la logica e con lo studio dei suoi principi primi, ma anche con la ricerca della verità come condizione gnoseologica. Riprendendo infatti la prefazione della fenomenologia dello spirita del 1807 di Hegel, egli definisce così il rapporto tra essere, tra ontologia e verità. Dice infatti: il vero è l'intero, ma l'intero è soltanto l'essenza che si completa mediante il suo sviluppo. Dell'assoluto si deve dire che esso è essenzialmente il risultato, che solo alla fine è ciò che è in verità. Ecco, di questo giungeremo a discutere poco dopo, di cosa intendeva Hegel appunto con questa definizione. Anche se possiamo subito correggere husserlianamente questa definizione, che infatti ad essere l'intero non è il vero come una qualsiasi affermazione, di cui si conosce il valore di verità positivo, ma è la verità come condizione per la quale si possa dire universalmente se un'affermazione è vera o meno. Ecco, nonostante questo, si intende comunque come per il filosofo idealista la verità sia il risultato di un processo logico, dialettico, mediante il quale le parti della conoscenza si tolgono dalla loro separazione astratta, appunto, secondo un concetto, proprio di Hegel che si chiama Aufhebung, superamento, e si comprendono concretamente nella loro unità come intero.
Tuttavia, in seguito al pensiero hegeliano, di cui si considera appunto come l'ultimo sistema filosofico esistito, un vero sistema appunto come filosofia, come scienza dell'intero, nella storia della filosofia occidentale, ciò a cui abbiamo assistito dopo nel corso del pensiero hegeliano è una progressiva e graduale tendenza all'oblio dei problemi fondativi della logica, dell'ontologia e della gnoseologia, con alcuni rari esempi di resistenza del pensiero volto all'essere e alla verità, è sfociata attualmente in una deriva postmoderna e in un pensiero nichilistico del tutto incapace di rendere conto di se stesso. Lo stesso Heidegger, pur essendo una di quelle rare voci che ad aver continuato a tenere vivi i problemi della filosofia e della conoscenza, tentando la costruzione di un'ontologia del fondamento a partire dall'analisi esistenziale di quelle che sono le determinazioni proprie, diceva Heidegger, di quell'ente il cui essere è